Capaccio Pestum, mi trovo presso lo stadio Mario Vecchio per incontrare il mister Matteo Orciuolo e per curiosare un po' su questa sua grande passione dedicata appunto al calcio, all'insegnamento di questo fantastico sport ai ragazzi. Vi voglio ricordare che Matteo Orciuolo è anche, anche sottufficiale della Guardia Costiera, quindi andiamo a conoscerlo un po' meglio. Oh, allora, io sono un sottufficiale della Guardia Costiera. Sei il mister coach di questa squadra? Sì, sono il mister e collaboratore di questa scuola calcio, la scuola calcio Atletico Poseidon, con la quale collaboro da circa 3 anni. Come è nata questa passione? Da quanto tempo la porta avanti? Poi c'è quella legata al calcio, oltre che le sue grandi passioni sono appunto il calcio e anche però il mare, perché hai scelto un lavoro sia per, come lavoro diciamo per da svolgere durante tutta la tua vita, ma l'hai scelto principalmente perché ti piace. Sì, appunto. Allora, io amo il calcio sin da bambino, infatti già all'età di 8 anni giocavo a calcio nell'Agropoli e man mano questa passione è andata sempre più a crescere fin quando poi non si è concretizzata all'età di 13 anni più o meno, 14 anni. E l'ho portato avanti fino all'età di 18 anni e fin quando poi non decisi allo stesso tempo di intraprendere la carriera militare, carriera che tuttora porto avanti, come hai detto tu prima, come sottufficiale della Guardia Costiera. Cerco di conciliare entrambi le passioni, perché sono entrambi passioni per me, passione per il calcio, passione per il mare. La passione per il calcio per me, oltre a giocare a calcio per divertimento pure, è anche stare con i bambini, collaborare con la scuola calcio. È una possibilità che la società mi ha dato per appunto portare avanti questa mia passione. Prossimi progetti, oltre che appunto l'impegno tuo con l'Atletico appunto Poseidon? Oltre alla scuola calcio, sì, quello che stavo per dire era quello di frequentare dopo l'estate un corso per il patentino di UEFA B, in modo che mi diano la possibilità di allenare categorie maggiori rispetto a queste qua più piccoline. Queste più piccoline vengono fatte con passione, ma soprattutto c'è divertimento. La nostra mentalità infatti è quella di far divertire i bambini, di divertirci noi con loro e soddisfare anche le esigenze dei genitori, ai quali fa piacere vedere che i propri figli in campo si divertono a prescindere dal risultato della partita. Il nostro obiettivo è quello che a fine allenamento, a fine di una partita, quello di vedere che i bambini escono dal campo con il sorriso, cioè che si siano divertiti e che tornino a casa parlando con i genitori in modo positivo. Mentre la passione per il mare, quella è nata sin da bambino, anche quella là, e fortunatamente sono riuscito a portarla avanti anche quella, intraprendendo la carriera militare, e sono soddisfatto anche di quest'altro tipo di carriera.